te ti sei girato e avevi lasciato mezz'ora viola, ma sono mangiato io. Eh sì, infatti ragazzi. Sembra un blocco di marmo. È pazzesco, questo si scioglie in bocca. Quante portate avremo? 9 portate. Ciao ragazzi, in questo video io e Paola siamo andati a provare il menù Total Wagyu del ristorante Via di Quinceri a Vicariello, vicino Livorno. 9 portate, 3 tipi di Wagyu utilizzati per 220 euro di conto finale. Ah, piccolo particolare, è l'unico ristorante al mondo a realizzare un menù del genere. Gustatevi il video fino alla fine, perché merita davvero. Vuoi litigare prima del video? Lo sai che sei elegantissima? Oggi è una giornata importante. Sei meno rocker del solito oggi, sei molto oggi elegante. È un pranzo di alto livello e stiamo andando a fare un pranzo che sembra che sia unico al mondo. Però, Paola, non abbiamo detto dove stiamo? Lo dico io, dico io. Dillo te. Questo alle mie spalle è il ristorante Via di Quinceri, siamo a Vicariello, provincia di Livorno. Siamo stati invitati da Fabrizio, che è il titolare, ad assaggiare un menù unico al mondo, un intero menù che prevede assaggi di Wagyu dall'antipasto al dolce. Sì, anche il dolce, base fantastico. Di Wagyu. Fantastico. Sì, sì. Oggi il ristorante è chiuso. Sì, no, è dedicato per noi. Hanno aperto solo per noi. Lo sai che vogliono il tuo parere, sì? Lo so. Lui è la chef, sei te, Lo so. Allora, ti dico già, Che già mi dici qualcosa, a priori. Già ti dico, sì, perché è un menù tutto Wagyu a 360 gradi, un menù molto ambizioso e difficile da bilanciare. Quindi sono molto curiosa. E a prescindere da questo menù, il ristorante è fighissimo. Ora vi faccio vedere una veloce panoramica del ristorante. Niente, a volte lascio la telecamera accesa così per vedere la tua reazione, tutto qua. Ma sei un cretino, sei. Questa è la sala, bene? Lì è dove pranziamo noi. E qui è dove noi avremmo dovuto pranzare, ma era scomodo, perché se Paola si metteva qui e io mi mettevo lì, come facevamo a chiacchierare e soprattutto come facevo a prenderti in giro? Era difficile. Infatti, come facevi? Invece ho chiesto ai ragazzi se potevano apparecchiarci. Qui inizia la parte che piace a me. Questo signore è Matteo. Ciao Matteo, come stai? Bene. Tutto bene? Perfetto. Alla fine di questa giornata starai peggio. Otteremo. Questa è una parte del Wagyu che andremo ad assaggiare. Mamma mia, tanta roba. Ti piace questa griglia? Bella? No, questo è bellissimo, questo è un camino, Michele. Cioè, queste sono le griglie che poi mi piacciono più di tutte, inutile a dire, qui c'è la poesia dietro, no? Qui c'è la poesia, ragazzi. C'è il fuoco vivo, la brace. Questa è la sala che Fabrizio, il proprietario di Via di Quinceri, ha dedicato al sacrificio. E contempli tutta la selezione. Guarda però che carni che c'ha, Michele. Pazzesca di carni. Cioè, di altissimo livello. Ragazzi, il locale l'avete visto, il grigliatore ve l'ho presentato. Ecco chi è arrivato, vi è qua, mancavi te. Signori, lui è Fabrizio, è il pirotecnico proprietario di questo posto. È un personaggio che vi invita a seguire sui social, perché non vi annoiate se lo seguite, è un grande cultore di carne. Se decidete di fare come noi e venire a mangiare il menu Total Wagyu, troverete questa mise en place, che è una mise en place dedicata proprio a questo menu, capito ragazzi? Vedete, Total Wagyu. Sono fatte in questa maniera perché a seconda di come le impugni le puoi usare come bacchette, oppure a seconda all'europea come forchetta e coltello normale, come siamo abitualmente abituati, no? Bene, dai, mangiamo, c'ho fame, dai. Come iniziamo? Prima una tartarina di saga, una carne ovviamente la Wagyu, sì, che è condita con un sale alla vaniglia e poi sotto c'è una riduzione ai funghi che facciamo noi. Poi andiamo avanti con un carpaccino di Wagyu Svezia con sotto una pasta a filo e una spuma che facciamo noi con yogurt, lime per sgrassare un pochino. Quanti vini abbiamo in questa degustazione? 4. Ah, solo qua, 4, ok. 9 portate, 4 vini. Wow. Allora qui la croccantezza del cannolo funziona tanto e ti va poi di riassaggiarla di nuovo. E la Wagyu è molto delicata. Io della tartare di Wagyu ho sempre un terrore, perché personalmente i miei gusti mi indirizzano più in una tartare magra. Però attenzione, se è bilanciata bene, secondo me anche la tartare può dare i suoi grossi, diciamo, appagamenti, anche se è una tartare di Wagyu.
non è eccessiva. Iniziare con questo significa wow. Questo è un sandwich di wagyu. Queste sono delle fette di fettine di wagyu che vengono poi scottate velocemente su ghisa e messe in questo sandwich. Questo è pane che fanno ovviamente, fanno loro. È godurioso. Metto primo classificato il lingotto, quindi il toast, il piccolo toast, secondo il cannolo e in terzo metto la tartare. La bollicina ci sta, decisamente. Vino azzeccato. Wow! Questa è una vellutata di zucca, patate e carote su una base di porro con i germogli di china rose e il riso soffiato aromatizzato al pepe e ovviamente come protagonista poi dei ciccioli croccanti di wagyu. Guarda, i ciccioli io li ho mangiati solo di maiale in Calabria. I ciccioli di wagyu, devo dire, ragazzi, non li ho mai assaggiati. Quindi sono molto curioso. C'è il suo perché, eh? Questo ti fa ricordare, che ne so, stai in montagna davanti al camino, quei piatti così che ti coccolano. Due cose di questa vellutata: ha ovviamente dei limiti stagionali, perché è una vellutata che si può proporre solo nella stagione fredda, perché questo non te lo puoi mangiare a luglio-agosto. Dal mio personalissimo punto di vista ci avrei messo qualche bel chicco di sale. Che te non l'hai mangiato aspetta. Con questo? Ah, tu mi consigli di mangiarlo? Mangia con questo e vedi che sale sta in questo. Ah, io lo devo mangiare con questo. Non ho pensato. E arriva il sale. Okay. Ora però voglio chiedere una cosa al signore che ha selezionato i vini. Spiegami una cosa, ma questa vellutata? Il 90% della gente pensa mi abbinerà un vino rosso. Tu mi hai lasciata la bollicina. Certo. E come mai? Per l'acidità. Per l'acidità. Hai capito, Paola? È colpa dell'acidità. Ecco. C'è sta acidità che ci ha mandato in tilt. No, però ci stava bene. Ci stava bene. Con la vellutata, una bollicina non l'avevo mai mangiata. Ecco, okay. C'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta, bravo. Beh, comunque adesso le faccio provare un rosso. Mo mi fai provare, io mi ero abituato alla bollicina, mo vabbè. No, basta bollicina. Basta bollicina, ha deciso lui. Paola, sei d'accordo? Basta bollicina. Io sono d'accordo, però io adesso, mo te continui col vino, io vado con i distillati però. Ah, perché a un certo punto, ragazzi, il menù di Via dei Quinci, di questo menù wagyu, prevede che a un certo punto voi potete decidere se switchare e fare una pranzo-cena bevendo distillati o proseguire col vino. Paola va nella direzione distillati, io rimango sul vino, così ragazzi faccio vedere ancora più roba. Comunque Paola genera meno molliche di me, questo è sicuro. Io sono proprio cintura nera di molliche. Paola o stanno a fare per finta? Perché non generi molliche? Vabbè Michela, che cioè... Sei una donna di classe. Allora, qui andiamo con il nostro antipastino. Allora, abbiamo una bowl di riso alla curcuma con all'interno cuore caldo di Wagyu Svezia. Poi proseguiamo con un panino bao fatto in casa da noi, che all'interno c'è anche qui il grasso di Wagyu. Dentro ci sono cipolle caramellate, provola e Wagyu Svezia di nuovo. Io vado così, guarda mica. Questa è una palla di Wagyu che ti esplode in bocca e fuori c'è questa panatura. È in purezza, direi. Buono, qua senti tutta la carne. In questo caso è Wagyu Svezia, quindi è meno marezzata, meno grassa delle altre, però molto saporita. Ci vuole del coraggio a fare un panino con il Wagyu, perché il Wagyu qui in Italia siamo abituati ad assaggiarlo in purezza, perché è una carne che costa così tanto che nessuno ha il coraggio di mischiare la cipolla caramellata. Poi a me piace, ragazzi, smontarli i panini, cioè la cipolla caramellata col wagyu. A me personalmente pure piace. Dolcezza preponderante. E dobbiamo vedere come si abbina con questa ribolla gialla. Oh, qua è la scelta azzeccatissima. Ridammelo. Beviti il tuo vino di riso. Beviti il tuo vino di riso. Io mi tengo sta ribolla gialla che è tanta roba. Paolissima, siamo a metà del guado. Come sta andando? Il menù è tutto ottimo. Sì. Osano. Che wow. Ci abbiamo qui? Abbiamo il nostro raviolo fatto in casa, ripieno di Wagyu Svezia, con sopra invece il crudo di Wagyu Onishi, tutto il burro Celli e sopra anche la spuma sempre col burro Celli. È proprio burroso. Oh, mica funziona. Non me lo aspettavo. Sa faissimo. E il gin com'è? È pazzesco, questo si scioglie in bocca. Secondo me, ragazzi, questo vale il prezzo del biglietto. Se Paola dice se fa, io dico mortacci quanto è buono. Questo, ragazzi, è un piatto spaziale.
Ti confesso una cosa, questo era il piatto che per me era la prova del 9, perché c'era un ripieno di wagyu all'interno, sì, del raviolo, un crudo di wagyu esterno in forma di carpaccio, di questa fetta sottile sopra. Il concetto è che questo raviolo è cotto nel burro, questo già è importante, e poi c'è una spuma di burro dello stesso burro. Quindi per me, ho detto, questo piatto sicuramente sarà too much, sarà troppo che ti va a nappare la bocca, che è tutto un grasso, no? Grasso di wagyu, grasso del burro. E invece andava giù. Te sei girato, avevi lasciato mezzo raviolo, me lo sono mangiato io. Eh sì, infatti ragazzi. Oh, comunque chiacchieri, Ma è colpa del gin? È tuo torgo, No, questo mi serve per la seconda portata. Anche il mio riso è abbinato a sto gin. No, meglio il vino. Ciao. Wow. Vai Paola, facci sapere. Questo pure è un'altra bella sfida. Qua si sente che loro con i risotti ci sanno fa. Nulla da dire. Buono, mi è piaciuto più il raviolo di prima. Però pure questo è un ottimo risotto. Un bel piatto di questo risotto e stai in pace col mondo. Un risotto col wagyu spacca, e soprattutto col pistacchio che loro lasciano intero. E l'abbinamento pistacchio wagyu è dimostrazione di tanto coraggio. Ragazzi, pistacchio wagyu, ma chi ve fa un abbonamento pistacchio wagyu? Adesso arriva il pezzo forte, arrivano 3 cubotti di selezione di wagyu. Questo lingotto di wagyu giapponese è la massima espressione mondiale del wagyu. Sembra un blocco di marmo. E questo fa parte, ragazzi, di questo menù strepitoso qui a Via dei Quinceri. Mentre io, ragazzi, giochicchiavo con questo cubotto, guardate le dita del mio guanto. Sono tutte grasse, perché questo grasso si scioglie, non dico a temperatura ambiente, ma già sui 28-29 gradi inizia a lasciare traccia di sé. Come ci dobbiamo comportare con Matteo? Gli dobbiamo stare addosso tipo rompiscatole, no, e lo facciamo lavorare? Ma perché ti mette ansia? Che ne so, io non li conosco questi ragazzi, se... Però no, non mettiamoli ansia, dai, no, no. Ciao Matteo! Sono venuto a metterti ansia! No! Tantissima ansia! Ma proprio ansissima! Tantissimo. E dai, gli cosci su, che c'ho fame? Cioè, ma dopo, che è successo? Ha perso... Si è bucato, è uscita l'acqua, che è successo? Paola, vieni a vedere, non ci credo. Ho sudato, ragazzi, questo ha sudato. Quanto l'hai tenuto vicino al fuoco? Parecchio, eh? Un'oretta vicino al fuoco. Mamma mia. No, devo sentire la consistenza, scusate. Devo sentire la consistenza. Boing, boing. Matteo, prendi un po' di brace, ci metti la padella in ghisa sopra. E vai col wagyu? Si inizia da quello svedese. Questa è in purezza. Questa c'ha un sapore molto 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 intenso. La quantità di grasso non è persistente al palato. Ha bella carne. Di questi tre è quello che noi potremmo mangiarne più di tutti. Continuo? Sì, questo cos'è il? Il wagyu niscia. Qua già saliamo molto di marezzatura. Cambia, è un altro mondo. Ha più di sto cubotto di fermi, perché ti rimane, è grasso, ti rimane il grasso in bocca, è così, insomma, è wagyu. Andiamo con la terza, la via di mezzo, la saga. Una meravigliosa spugnetta di sapore, guardate qua, questa è goduria vera, è tanta roba. La saga, la terza che ci siamo mangiati, è il meraviglioso compromesso. La terza era davvero da mortacci quanto è buono. La seconda, impegnativa, giapponese, profonda esperienza lontana dai canoni europei. La prima, carne che è standard, molto buona, eccellente. Verdurine grigliate, non mi avrete mai. Ragazzi, auguratevi di essere guardati da una donna come Paola guarda il dolce. Ovviamente anche quello a base di wagyu, giusto? Sì. Eccolo qua, questo è il biscotto fatto con il grasso di wagyu, giusto? Sì. È lui che lo caratterizza. E tramite questa trovata la nostra chef è riuscita, ragazzi, a mettere il wagyu dall'antipasto al dolce. Gli vanno fatti i complimenti. È molto coccoloso. È quello che ci vuole per finire un bel percorso di degustazione come quello che abbiamo appena fatto.
battute conclusive. Com'è andata Paola? È stato un pranzo molto 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 particolare. Lo promuovo, sì, lo promuovo. Assolutamente unico, perché una verticale con tre tipi di wagyu. Ma chi te lo fa? Fabrizio dice che è l'unico al mondo. Noi ci fidiamo e io personalmente non l'avevo mai vista da nessuna parte questa cosa, una cosa del genere. Vale 220 euro? Eh sì, la materia prima, io ho lavorato alcune di queste materie prime, costa. Costa talmente tanto a loro che ci sta. E poi dietro, ragazzi, non è tanto solamente la materia prima, lo studio, una squadra dietro che per farvi questo menù si dedica completamente a voi, l'abbinamento delle bevande, dei vini, dei distillati, ragazzi, cioè sì. Merita. È da fare una volta nella vita, poi se vi piace replicate, però tanta roba. E adesso dobbiamo andare via. Come stai? Come stai messa? C'hai sonno? Sì. C'hai sonno? È un pochetto sì. Va bene, guido io, ok? Ok, grazie. Ciao. Ciao ragazzi, è stato un piacere condividere con voi questo menù unico al mondo. Se penso che questo menù unico al mondo lo trovate in provincia di Livorno, ragazzi, dico viva l'Italia, viva Livorno, viva Fabrizio e complimenti, complimenti davvero. Mettetevi i soldi da parte, sparatevi questo menù perché merita. Ciao ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao amici di Braciami Ancora, oggi mi trovo a Via dei Quinceri, sono con Fabrizio, il titolare di questo ristorante stupendo, favoloso. Oggi sono emozionata perché andrò a provare un menù che secondo Fabrizio è unico al mondo. Allora, è un menù che è dedicato naturalmente a una delle mie carni preferite, e che è la Wagyu, e si chiama Total Wagyu perché parte dall'aperitivo e finisce al dolce con la protagonista, che è la nostra Black Wagyu Japan, e in tutte le salse e in tutte le versioni. Abbiamo creato questo menù qui, impegnativo. Qui ci sarà tutta la carne che andremo a degustare? Certo, all'incirca mezzo chilo di Wagyu, e siamo gli unici... È ambizioso, Bello, bello anche corposo, diciamo, perché innanzitutto ha un costo importante perché la carne è importante. Secondo di poi, perché è l'unico menù al mondo che è Total Wagyu con tre tipi di carni. Ce n'è un altro al mondo, a San Francisco, un altro ristorante che fa un altro Total Wagyu, solamente che lo fa con una Wagyu sola. Noi abbiamo pensato di dare più valore a più carni perché, come sai meglio di me, le carni, secondo dove sono allevate, secondo come sono curate, secondo cosa mangiano, eccetera eccetera, cambiano. E abbiamo visto su questo menù che veramente i sapori, i colori, gli odori spaziano a mille. Allora, io sono curiosissima perché è un menù veramente ambizioso, come hai detto giustamente te, sei l'unico al mondo, perché ecco, questo ci tengo anche io a dire, sono stati fatti altri menù con approccio totalmente Total Wagyu, ma qui abbiamo tre tipologie di Wagyu completamente diversi, da una Wagyu che, come vedete, praticamente questa è una, immagino che sia una 5A con un marble altissimo, qua se parliamo di un 12, sì, no? Sì, qui siamo okay. Al top, questa è un Ishi, una carne molto particolare selezionata, perché diciamo questa carne ha una caratteristica importante e l'abbiamo scelta per questo, perché ha soprattutto un'alimentazione di erbe medicali, dorme, si riposa su dei trucioli profumati, quindi anche la carne nel riposo prende tante sfaccettature che sentirete al tavolo, cambia contro le magari che questa che è la Svezia, che la Svezia la Sfid, no? Sì, assolutamente meno malezzata, l'unica Wagyu, l'unica animale in osso che si trova in Europa, Tajima, quindi ha la certificazione come le giapponesi, e anche questo l'ho voluta inserire proprio per l'impegno di questo allevatore, come sai bene, campione del mondo tantissime volte come medagliere su questa carne, quindi una cosa molto importante. La Saga l'abbiamo scelta invece perché ha un allevamento molto particolare sul mare, ha diciamo la sua sapidità, no? Sicuramente il suo sapore, la sua sapidità, il suo allevamento, il suo non stare sempre in stalla, secondo noi ha dei risultati veramente ottimali. Ok, quindi quante portate avremo? 9 portate, partiremo da un piccolo aperitivo e poi proseguiremo fino al dolce. Naturalmente ci sarà una vellutata fatta con dei
dei grassellini di Wagyu caramellati, delle tartarine, e ci sarà un panino bao, tengo a dire anche panini bao costruiti da noi con questa Wagyu qua. Poi ci saranno qua, qui ti abbiamo messo il battuto, perché abbiamo fatto questo saccottino che è ripieno di Wagyu ricoperto da Wagyu cruda, che tutto viene fuso con il burro di Beppino Celli, uno dei migliori burri che abbiamo in Italia al mondo, secondo me. E quindi praticamente questo è l'interno del raviolo e questa è la sua copertura. Questa qui, che fa parte, questi prodotti fanno parte dell'aperitivo, è una sfogliatella, un piccolo vignè, poi c'è una pallina che assomiglia a un arancino fatto di Wagyu. Insomma, abbiamo voluto costruire proprio un menù, diciamo, come un ristorante stellato, ma non per essere alla pari di un ristorante stellato, per dare valore a ogni piatto, a ogni carne. Vedere la sua differenza. Beh, che questo è sicuramente un menù che ha la personalità di questo locale. Ci stai te qua dentro, è inutile a dire, perché questo è un posto che quando entri qua dentro c'è trasuda personalità fortissima. Lui ha un'idea forte di cucina e la porta avanti. Ultima domanda, costo del menù? Questo menù costa 220 euro escluso le bevande. Anche qui abbiamo pensato con il nostro maestro Stefano di fare due accostamenti, uno un po' più azzardato, ma secondo me tutta la vita a questo accostamento, con i distillati. Si parte dai sake, dal whisky, eccetera, eccetera, perché la sensazione del palato ha delle cose veramente emozionanti. Veramente si sente la secchezza dei distillati che riescono a pulirti i grassi della Wagyu. Secondo me tutta la vita la degustazione dei distillati. Però poi c'è accanto, per gli amanti naturalmente del vino, una grande degustazione di vino. Dai, ci divideremo quindi sì, i compiti. Le bevute. Vai. Ok, adesso Dai. Andiamo a provare questo menù. Ciao. Ciao amici di Via di Vinceri, tutta la vita Via di Vinceri.